Yo pienso que questa idea sia buona. Tu pensi sempre alle cose più strane. Lui pensa che sia meglio aspettare prima di decidere. Y sí, sì, lo voy a traducir en un momento al castellano, pero antes, bienvenidos a esta nueva clase del curso de italiano para principiantes. He preparado un montón de frases útiles que puedes utilizar realmente en Italia y vamos a pronunciarlas con una fonética excelente como nos gusta a nosotros. Empecemos ya. Yo... Pienso que esta idea sea buena. Yo pienso que esta idea sea buena. Yo pienso que esta idea sea buena. Recuerda que los verbos que en italiano tienen sentido de uh, hipotético, pensar, sugerir, imaginar, suponer, creer, típicamente están seguidos por el subjuntivo. Entonces no te extrañas al ver Sia e tutti i congiuntivi che seguiranno. También, e incluso si uh, literalmente non sarà igual tu traduzione, perché muchas veces también utilizza nel presente. Para nosotros italianos tipicamente utilizzaremos il verbo pensare in associazione con il congiuntivo. Quindi mi raccomando, impariamo bene. Io penso che que questa idea sia buona. Io penso che que questa idea sia buona. Tu pensi sempre alle cose più strane. Tu pensi sempre alle cose più strane, tu pensi sempre alle cose più strane. Lui pensa che sia meglio aspettare prima di decidere. E de lui pensa che sia meglio aspettare prima di decidere. Lui pensa che sia meglio aspettare prima di decidere. Ella piensa, ley piensa, ley piensa que sea importante prenderse del tiempo per se stessi. Ella piensa que sea importante tomarse un tiempo para sí mismos, porque lo está diciendo en general, para todos. Ley piensa que sea importante prenderse del tiempo per se stessi. Noi Pensiamo di andare in vacanza quest'estate. Noi pensiamo di andare in vacanza quest'estate. Nosotros pensamos di ir de vacaciones este verano. Voi pensate che sia troppo tardi per cambiare idea? Vosotros pensáis che sia demasiado tardi per cambiare idea? E come lo vamos a entonar bene? Voy a pensar que sea demasiado tardi para cambiar idea y no se preocupen porque luego voy a repetir todo con una correcta entonación general, como lo hacemos nosotros en Italia. Recuerden, para los nuevos, soy Marco, italiano, crecido y nacido eh, en Italia, y aquí con mucho cariño para ofrecerles lo mejor del idioma italiano, como lo hablaría un locutor, una persona que tiene experiencia en teatro, en el cine, una persona realmente que lo hable bien, 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 para posicionarse a lo mejor eh, de las posibilidades cuando lleguen aquí eh, a Italia. Dunque, continuiamo. Loro pensano che dovremmo parlarne insieme. Ellos piensan que deberíamos hablar de ello juntos. Recuerden que el ne sugiere justamente la parte que no queremos repetir, sería de ello, de aquello, de esto en la conversación ellos sabrán porque es como una forma de tenerlo Um, a mente sin decirlo. Loro pensano que dovremmo parlarne insieme. También voy a subrayar un poco los fonemas después más importantes para que le haga uh, cierta atención porque es importante la fonética. E tienes que considerarlo. La fonética y la pronunciación son fundamentales a la hora de comunicar con eficacia. Penso que sea el momento de hacer una pausa. Penso Penso che sia il momento di fare una pausa. Penso che sia il momento di fare una pausa. Pensi che sia possibile risolvere questo problema? Piensas che sia possibile soluzionare questo problema? E voglio anche che notes che, sebbene antes ti ho detto come si conjuga al presente il verbo pensare in italiano, per che tengas una dimensione di io, tu, eccetera. Quindi io penso, tu pensi, lui o lei pensa, noi pensiamo, voi pensate, loro pensano. Quiero che ora entiendas che stiamo usando, più che tutto tu e io, perché è lo che vas a utilizzare più in tu vita diario. Pensi, penso, tutto il tempo, perché se utilizan più tu e io, soprattutto se non estás in un gruppo né en el momento um, di parlare. Dunque, dicevamo. Pensi che sia possibile risolvere questo problema? Piensas che sia possibile soluzionare questo problema? Penso che dovremmo ascoltare ciò che gli altri hanno da dire. Penso che dovremmo ascoltare ciò che gli altri, o letteralmente gli altri, hanno da dire. Penso che dovremmo ascoltare ciò che gli altri hanno da dire. Attenzione alle doppie consonanti. Dovremmo, hanno. Però lo vuoi ripetere después. Cosa pensi che dovremmo fare adesso? Cosa pensi che dovremmo fare adesso? Che piensas deberíamos sera ora? Penso che dovremmo essere onesti l'uno con l'altro. Che bella frase! Penso che dovremmo essere onesti. Onesti l'uno con l'altro. Penso che de deberíamos ser honestos los un uno l'uno con l'altro. Penso che sia importante considerare tutte le opzioni. Penso che sia importante considerare tutte le opzioni. Penso che sia importante considerar todas las opciones. Pensi che sia giusto agire in questo modo? Giusto, gutturale, giù, giù, giusto. Pensi che sia giusto agire in questo modo? Pensi che sia corretto, giusto attuare in questa forma? In questo modo? Puedes anche utilizzare la forma più literal, si prefieres. Penso che dovremmo fare un passo indietro, indietro e riflettere. Penso che dovremmo fare un passo indietro e riflettere. Penso che dovremmo fare un passo atrás e riflessionare, pensare un pochino più, no? De questa forma, molto bonito, non vamos a seguir con redundanza a ripetere: pensar, pensar, no? Um, riflettere come una dimensione meditativa maggiore. Cosa pensi che succederà dopo? Cosa pensi... Che succederà dopo? Che piensas acontecerà después? Penso che dovremmo agire in fretta. Penso che deberíamos actuar deprisa. Penso che dovremmo agire in fretta. Todo esto, come pueden verificar, è un uh, subjuntivo tras el otro, uh, diferentes Tempos del um, del subjuntivo, però dipendendo del concetto della frase, igualmente vamos a utilizzarlo con eleganza con il subjuntivo, Así que, por favor, ricordate il verbo pensare in italiano tipicamente è seguito dal congiuntivo italiano, che è una forma verbale molto elegante che, tra l'altro, serve per interagire nel, nell'immaginazione, nelle supposizioni, nelle frasi ipotetiche, molto, molto interessanti. Dunque. Pensas que, que, que esta sea la scelta justa? Pensas que esta sea la scelta que esta la decisión correcta. penso que sea mejor hablarne en privado. No tienes la idea de cuántos comunes son las frases que aquí te propongo. No te creas que son frases al azar. No te creas que son a lo mejor 20 frases que me invento sin motivos literalmente. Son frases de las más comunes que vas a sentir y escuchar una y otra vez aquí en Italia. Por lo tanto, saberlas hace la diferencia entre poder expresar un concepto o no, en las situaciones reales eh, que vas a vivir aquí en Italia. Penso que sea meglio in privato. Pienso que sea mejor hablar de ello en privado. Um, ¿Cosa piensas que deberíamos hacer para resolver esta situación? Che piensas deveríamos hacer para solucionar esta situación? Cosa pensi che dovremmo fare per risolvere questa situazione? E, chiaramente, la intonazione della pregunta è differente da quando io ti faccio fonema per fonema. Evidentemente non posso uh, darti ambas cose allo stesso tempo, per es questo che hai lettura diversa. Verás de hecho che la intonazione della domanda è più come Cosa pensi che dovremmo fare per risolvere questa situazione? Y hay esta parte final. Sione. Ok, lo verás muchas veces, no te preocupes. Ahora voy a darte un poco eh, un sentido general de los fonemas a los cuales tienes que prestar un poco de atención, pero antes realmente dame un buen like a este video para retroalimentarme y suscríbete al canal de YouTube Marco Nisida activando la campanita. Mira qué bonita fotografía he preparado para ti. Es una foto italiana, se si llama Tropea, y de una maravillosa localidad en la mi región que se si llama La Calabria. Tropea è un luogo meraviglioso dove andare a vivere un buon mare, cristallina, tanto l'acqua come l'esperienza in questo luogo davvero bellissimo dal punto di vista naturale. Así che, darle un buon like a questi video, te recuerdo che è importante para tu mismo, tu misma, tener eh, non solo la gratitud, sino también motivarmi para che io haga más videos e tu beneficiarte di ellos. Así che. Ponle un bel like sempre e soprattutto suscríbete attivando la campanita al canale di YouTube perché de questa forma non te pierdes ni una sola vez esos videos preciosos che sto facendo con mucho cariño para ti. Adesso la parte fonetica. Dunque solamente questo. Penso, pensi, penso, pensi. Attenzione! Non è penso, non è penso, ok? È penso. S, s. Penso, io penso che questa idea sia buona. Tu pensi sempre alle cose più strane. Lui pensa che sia meglio aspettare prima di decidere. Lei pensa che sia importante prendersi del tempo per se stessi. Se stessi noi pensiamo di andare in vacanza quest'estate aver alcun altro fonema, troppo, troppo, con due P, dovremmo, dovremmo parlarne insieme. Vediamo magari pausa, pausa, possibile, possibile, attenzione le due S devono essere pronunciate, possibile risolvere questo problema dovremmo, questo lo abbiamo già fatto anno, ah, ok? Adesso, adesso, attenzione perché muchos de ustedes hacen este pequeño error y dicen allora quando quieren decir ahora. Ahora se dice adesso, ok? Muchas personas come parece similar dicen allora in italiano pensando che van diciendo eh, lo che sería il corrispettivo de eh, ahora, no, ahora es adesso. Adesso, quindi puoi imparare adesso. Um, onesti, che bellissima parola, onesti l'uno con l'altro e l'uno con l'altro. Um, queste sono tutte facili opzioni, opzioni con la Z, opzioni. Giusto, gutturale, giusto, giusto, questo, que, questo. Uh, passo, passo, passo riflettere riflettere succederà succede succede succederà fretta fretta che te ricordo significa prisa mentre succederà significa accontesserà, uh, scelta sh sh un pochino difficile sce sce scelta scelta e poi chiaramente meglio meglio gli. y mejor y estas son las cosas principales ahora sí ha llegado el momento de hacer una lectura con la entonación completa y hoy como ves he ido directo al grano porque me han dicho que le ha gustado el último video y esta vez quiero que me digan incluso si le ha pasado uh, más uh, con alegría el tiempo propio porque intenté hacerlo más cortito el video pero siempre con toda la buena calidad que quiero entregarle todo el tiempo y por favor eh, Retroaliméntenme con sus comentarios. Quiero tu comentario, escríbemelo tanto en italiano como en español. Yo voy a responderte en italiano porque sé que me entiendes, pero quiero que hables, obviamente. Y a propósito de hablar, antes de que yo haga esta entonación completa para tenerlo perfecto, uh, todo y bien claramente en la fonética y en la entonación para hablar con, como un profesional italiano quiero decirte que si necesitas ayuda, si te urge, si estás en Italia, si vas a viajar, si quieres realmente aprender a comunicar en italiano y hablar tú realmente con buena fonética y pronunciación, contáctame hazte mi número de Whatsapp es mi número personal de Whatsapp, me escribes un simple texto, clases particulares o también aquí abajo en la descripción debajo del video vas a encontrar varios enlaces, uno de ellos es justo el enlace de Whatsapp para que se te abra directamente la aplicación de, desde tu móvil le das clic, se abre el texto donde ya está preconfigurado eh, Marco dame informaciones sobre las clases particulares me lo envías y tanto que me estés enviando el uno el otro es decir que tú misma agendes o tú mismo agendes el contacto mío de WhatsApp y me escribas clases particulares o que me utilices aquí abajo el enlace igualmente yo en cuanto reciba tu mensaje voy a enviarte un audio con mi propia voz y los detalles en un texto muy simple de leer para que tú entiendas de qué va esta oportunidad, si te interesa y si quieres tomar acción ya para yo, en videoconferencia contigo, tú y yo, que yo me pueda estar prácticamente asegurando de hacerte hablar italiano con mucha alegría, con mucho entusiasmo y sobre todo haciendo que tus miedos y vergüenzas posiblemente evaporen y que puedas sentir la confianza y la alegría y la satisfacción desde la primera clase, porque tan bueno es el servicio que te propongo y sentirás qué alegría hablar italiano, comunicándote con una fonética y una excelente uh, exposición que yo mismo voy a, a, a preparar para ti, porque realmente mi presencia te va a dar constancia, disciplina, pero también so sostén moral y toda la pedagogía, y va a ser una experiencia humanamente estupenda, enriquecedora también a nivel cultural, porque vamos a hablar de muchos temas y sobre todo puede ser... Uh, realmente uh, todo basado en tus talentos personales, en tu nivel actual, en tus deseos, en tus ambiciones, en los temas y la temática que quieres enfrentar y realmente poder superar todas las cosas que te están impidiendo ahora hablar. Si entonces tú dices, bueno Marco, quiero pasar al próximo nivel, quiero hablar realmente bien, quiero mejorar mi fonética, quiero mejorar mi exposición, quiero poder hablar, hablar y comunicarme en Italia y no perder la oportunidad de una experiencia mágica, entonces... Yo me voy a encargar de todo porque de la misma forma en que esos videos te ayudan a casi entenderlo todo gracias a mi forma de enseñarte, igual con la forma activa en la que tú y yo estaremos practicando, yo me aseguraré de que tú proactivamente estés hablando italiano, incluso cuando ya no estés conmigo porque el método funciona increíblemente bien. Es la misma metodología con la que yo he aprendido muchos idiomas. Entonces, espero tus mensajes en WhatsApp. Por otro lado, antes de arrancar brevemente, también encuentras otros enlaces para los demás cursos que ofrezco en mi página web, puedes ir ahí, uno de los cuales es incluso completamente gratuito para recibir el video curso gratuito y básico de italiano directamente a tu correo electrónico. Abajo encuentras todos los enlaces para eh, realizar una u otra eh, inscripción. Entonces, arranquemos ya, iniciamos ya. Adesso il tu turno di meter en pausa el video quando vuoi tentare la tua pronuncia dopo di me. In qualche momento pone in pausa il video per intentar pronunciare come lo hago io, perché è molto importante che pratiches la pratichasse il maestro o la maestra. Iniziamo? Siamo pronti? Adesso facciamo le frasi con la corretta intonazione. Io penso che questa idea sia buona. Tu pensi sempre alle cose più strane. Lui pensa che sia meglio aspettare prima di decidere. Lei pensa che sia importante prendersi del tempo per se stessi. Noi pensiamo di andare in vacanza quest'estate. Voi pensate che sia troppo tardi per cambiare idea? Loro pensano che dovremmo parlarne insieme. Penso che sia il momento di fare una pausa. Pensi che sia possibile risolvere questo problema? Penso che dovremmo ascoltare ciò che gli altri hanno da dire. Cosa pensi che dovremmo fare adesso? Penso che dovremmo essere onesti l'uno con l'altro. Penso che sia importante considerare tutte le opzioni. Pensi che sia giusto agire in questo modo? Penso che dovremmo fare un passo indietro e riflettere. Cosa pensi che succederà dopo? Penso che dovremmo agire in fretta. Pensi che questa sia la scelta giusta? Penso che sia meglio parlarne in privato. Cosa pensi che dovremmo fare per risolvere questa situazione? <ride> Molto bene, cari amici, siamo giunti... A la fine de este video maravilloso, mi recomiendo datemi un like, suscríbanse al canal de YouTube activando la campanita Marco para más videos. Además, me encuentran en las demás redes sociales, arroba Marconicida. Y que decir, estoy esperando tus mensajes. El la, la vigésima novena... Uh, lección: Ya has estado respondiendo a unos cuantos mensajes hace propio uh, unos minutos y me encantó leer y saber que les gustó. Espero les guste incluso más esta clase. Háganmelo saber para yo siempre mejorar el servicio para todos ustedes. Los quiero mucho, vi voglio bene, vi auguro una giornata maravillosamente felice. Dall'Italia a tutto, ci vediamo al próximo video. Y posiblemente por aquí ya te esté apareciendo otro video por si quieres seguir estudiando esas increíbles series, una de las cuales son pequeños videos de 60 segundos para que tú puedas realmente tener un montón de frases y conversaciones en italiano solamente 60 segundos para seguir perfeccionando. Ci vediamo la próxima. Ciao da Marco. Ciao ciao.